Una messa di Natale particolare, quella celebrata questa mattina al deposito ferroviario della Circumvesuviana a Ponticelli. Ad officiarla il cardinale Crescenzio Sepe, che per l'occasione ha espresso solidarietà ai dipendenti dell'EAV, stanchi di essere sistematicamente aggrediti da teppisti e malviventi durante il proprio orario di lavoro. Questo è anche l'occasione, appunto, perché noi possiamo rimpegnarci responsabilmente nel compiere il nostro dovere, nel far rispettare i nostri diritti e nello stesso tempo per creare quel clima sociale di serenità e di bontà. Alla Santa Messa hanno partecipato anche l'amministratore delegato di EAV, Umberto De Gregorio, e il governatore della regione Campania, Enzo Di Luca. La sicurezza dei lavoratori e degli utenti è una priorità per l'azienda, ma è un tema che investe tutto il territorio dove l'azienda opera, investe tutto il trasporto pubblico locale campano, non può quindi essere risolto dall'azienda soltanto con i suoi mezzi. Cercheremo sempre di più di coordinarci con le forze dell'ordine per contrastare episodi di microdelinquenza, ma mentre noi facciamo questo lavoro ho il dovere di chiedere a tutti quanti dentro l'azienda di liberarsi anche di vecchi atteggiamenti che non sono compatibili più con una gestione moderna e seria di un'azienda che deve fare i conti con il proprio bilancio.